tutto pronto per la debuttanti, si aprono le gabbie, partiti i cavalli della prima corsa. Parte un pochino lenta, un pochino lento Regoli, che comunque si porta subito a contatto, abbastanza veloce il break di Barak con il suo esterno Glyn Earn. In terza posizione al suo esterno troviamo anche, anzi al suo interno, Golden Dubawi. Dopo poche centinaia di metri il gruppo si è già sfilacciato, perché Incantatrice ha preso subito l'iniziativa dando vita ad un bel parziale, lasciando in seconda posizione Glyn Earn. Adesso le posizioni sono assestate, con Golden Dubawi in terza posizione all'interno di Barak, che è quello con la giubba verde al suo esterno. Un'altra coppia invece è formata da Stricknos, con al suo esterno Simi Valley a completare il quadro, l'americano Regoli che completa il gruppo dei partecipanti. Sempre davanti Incantatrice, adesso a due lunghezze di margine nei confronti di Glyn Earn. In terza posizione invece troviamo il favorito Golden Dubawi, in quarta invece troviamo Barak, che lascia a distanza di 4-5 lunghezze Stricknos, poi dietro a questi anche Simi Valley ed in coda Regoli. Siamo addirittura d'arrivo, che ricordiamo è quella di Pista Piccola Derby, con in vantaggio Incantatrice. Si avvicina Glyn Earn, si avvicina anche Golden Dubawi, che è il favorito. Questi tre che sono in prima linea, prova ad evidenziarsi anche Barak quando mancano 400 metri da percorrere. Dall'esterno insiste Golden Dubawi rispetto a Glyn Earn, questi due che si staccano in lotta, Incantatrice che è in fase calante. Allora Glyn Earn all'interno di Golden Dubawi, questo è il tema della corsa. Quando mancano 150 metri dal traguardo si accende la bagarre. Golden Dubawi all'esterno di Glyn Earn, Golden Dubawi che stacca rispetto a Glyn Earn, Golden Dubawi che viene a completare il tutto con una vittoria convincente. Secondo posto Glyn Earn e per il terzo Incantatrice. Vince numero 3 dello schieramento Golden Dubawi, un maschio da Golden Horn, un ombred ovviamente della scuderia Blueberry. Il training è quello di Alduino e Stefano Botti, in sella Claudio Colombi, che ha piegato Glyn Earn, altro atteso sempre del team Botti. 3 al primo posto, 2 al secondo, 4 al terzo. Questo è il risultato della prima corsa. Al totalizzatore Golden Dubawi aveva una quota di 2,16. È tutto dalla nostra postazione.